Marta Menegatti, Valentina Gottardi, al termine del match contro le forti tedesche Bergersude, una sconfitta, ma anche oggi siete stati in partita per lunghi tratti, forse qualche errore di troppo, poi ha chiuso la partita insomma, a favore delle tedesche. Il vostro commento sul match? Oggi forse siamo state un po' più altalenanti, diciamo, rispetto alle altre tre partite. C'è da dire che il vento si sentiva parecchio e insomma non abbiamo avuto tante possibilità di allenarci comunque in queste condizioni. Loro sicuramente sono state molto più solide, molto più brave a sfruttare insomma il vento e magari un po' diciamo l'inesperienza magari di Valentina nella gestione di questa variante. Chiudete qui la vostra partecipazione insieme alle finals, per te Valentina la prima partecipazione, un'esperienza comunque importante anche per il tuo futuro. Sono molto contenta, è stata un'esperienza fantastica potersi confrontare contro le coppie migliori del mondo, è una cosa unica e spero di poterla rifare in futuro e arrivare qua con i miei punti e essere tra le migliori al mondo. Marta, quest'ultimo rappresenta l'ultimo torneo dell'anno, una lunga estate, come abbiamo detto qualche giorno fa, che ci ha tenuto, insomma, si è tenuto in compagnia prima con le partecipazioni olimpiche, poi i campionati europei, oltre a tutto il World Tour, le finali anche di Caorle. E, insomma, un lungo percorso, qual è il tuo bilancio arrivato a questo punto della stagione? È stata una lunga estate, è vero. A ripensarci ora, effettivamente ci sono stati tanti momenti di gioia, ma anche tanti momenti di difficoltà che però credo di essere riuscita a gestire insieme al mio team molto bene. E c'è stata la qualifica olimpica, come hai detto tu, l'europeo, la vittoria al King of the Court che è stata molto inaspettata per me, ma è stato veramente super bello. E poi la finale con Valentina che è stata un'emozione dopo l'altra e poi sino ad arrivare qua che comunque è stata una gioia per me essere qua innanzitutto e aver avuto la possibilità di giocare questo torneo con Vale che secondo me si è dimostrata un grandissimo talento con delle grandi potenzialità e secondo me nel futuro darà del filo da torcere alle migliori. Un'ultima domanda per entrambe. Seppur senza pubblico, queste Sardinia Beach Finals sono state emozionanti. Quali sono i ricordi che volete portare a casa da questa esperienza? Prima domanda. Ma io penso che sia un onore, come ho già detto, no? Un privilegio giocare questo tipo di torneo perché appunto ti confronti con le migliori al mondo, quindi porto sicuramente altra esperienza perché non si finisce mai di imparare e anche tanto entusiasmo per continuare insomma nel mio futuro. Io mi porto tutto perché ho imparato tantissimo e ne ho ancora tanto a imparare, ma mi impegnerò per far sì che apprenda tutto quello che c'è da apprendere. Grazie mille. Grazie.